Buonasera, in apertura dunque la tragedia dell'hotel Rigopiano sugli indennizi per i parenti delle vittime comuni a confronto a Montesilvano e proprio il sindaco della città che ha ospitato il vertice chiede che i 10 milioni di euro messi a disposizione dal governo vengano elargiti entro il 2020. Roberta Mancinelli. 20 comuni attorno a un tavolo per assegnare i 10 milioni destinati ai familiari delle 29 vittime di Rigopiano e agli 11 sopravvissuti. La legge dell'11 febbraio scorso, voluta dal governo, esclude però i superstiti che non abbiano riportato danni. Per gli altri criteri, a metà settembre si riunirà una commissione di cui fanno parte funzionari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri di Salute Interno, INPS e INAIL, insieme ai sindaci di quattro comuni, tra cui Atri. Come sindaco di Atri faccio parte della commissione, insieme a Loreto, Città Sant'Angelo e Piorago, Atri è una città che ha pagato tanto con tre vittime. Chiaramente la presenza all'interno della commissione è finalizzata comunque a salvaguardare quelle che sono state tutte le vittime, i parenti di tutte le vittime. Il 27 settembre, nuova udienza del procedimento penale a carico di 24 persone più la società Gran Sasso Resort. La procura chiede 25 rinvii a giudizio. I reati ipotizzati vanno dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi all'omicidio e lesioni colpose, dall'abuso d'ufficio al falso ideologico. C'è poi il filone bis per frode processuale e depistaggio. Le posizioni dei 7 prefettizi accusati saranno in aula il 17 ottobre.